Buonasera, ho da poco visto su YouTube un video di Miriam Camerini, una bravissima divulgatrice di cultura ebraica, un video, dicevo, sul golem, sulle varie forme, sulla tradizione di questo personaggio che è tipico della cultura ebraica. Che cos'è questo golem? Questo golem è un essere che ha molte caratteristiche dell'essere umano, viene però creato dall'uomo e quindi diciamo è a un livello più basso, l'uomo non ha il potere di Dio di creare gli uomini. Questo golem ha una delle caratteristiche, questo golem è che può pensare, può comportarsi, eseguire degli ordini, capire, è muto. Quindi ha una funzione, possiamo chiamarlo di servo se vogliamo. Questo golem può essere creato, ma nello stesso modo può essere ucciso, può essere eliminato. Nasce di solito dal fango e una delle funzioni delle varie tradizioni è quella di proteggere il popolo ebraico. La storia che ci racconta il libro di cui adesso voglio parlare, il Golem, El Wiesel, è una storia del Golem di Praga, creato dal Rabbi Löw, il Maharal, intimo amico dell'imperatore Rodolfo II, nella Praga del 1500. La Camerini ci racconta che uno dei metodi, che però non è raccontato in questo libro, per accendere o spegnere questo golem, quello di scrivere per farlo nascere, si può scrivere sulla fronte la parola costituita da tre lettere, Hemet, costituiti da Aleph, Mem e Tau, sono le tre lettere che significano verità. Se lo vuoi spegnere, ucciderlo momentaneamente, gli cancelli la prima delle tre parole, la Aleph, e rimangono le altre due che vogliono dire Met, che vogliono dire morte. Bene, questo non è raccontato in questo libro, però questo libro racconta un po' la storia di come il rabbino di Praga abbia in qualche modo creato questo strumento di difesa e successivamente poi naturalmente l'ha eliminato, e con questo strumento di difesa, il racconto complessivo all'interno di questo libro, si racconta alcune storie che hanno caratterizzato l'attività di questo golem. E una delle funzioni più importanti di questo golem nella protezione appunto del popolo ebraico riguarda l'accusa, falsa ovviamente, di omicidio rituale che spesso veniva posta nei confronti degli ebrei e anche più avanti, insomma, è durata moltissimo questa storia, perché dicevano che gli ebrei avevano bisogno, per fare il pane azimo della Pasqua, avevano bisogno del sangue di cristiani. E quindi a volte cosa facevano? Addirittura mettevano dei corpi di bambini cristiani morti e cercavano di nasconderli nelle cantine o nelle case di questi ebrei per poi accusarli di omicidio rituale. E alcuni dei racconti sono dedicati a questo, alcuni brevi racconti, però vi racconto come fece a costruire questo golem. Il Maharal accese una torcia e la porse a Rabbi Sasson, poi prese il bastone e disegnò un cerchio nel fango. Si rivolse quindi ai discepoli e dette loro precise istruzioni. Rabbi Yitzhak doveva camminare intorno al disegno per 7 volte, da destra a sinistra, partendo dai piedi e ripetendo sommessamente nomi che dall'inizio del tempo nessun essere umano aveva avuto il diritto di pronunciare. Poi fu la volta di Rabbi Sasson, e poi del Maharal, e poi la torcia si spense da sola, e nell'oscurità i due discepoli credettero di vedere una mano che cominciò a disegnare una figura d'argilla. Respira, disse il Maharal, chinandosi su quella creatura che giaceva per terra. E l'uomo d'argilla cominciò a respirare. Apri gli occhi, disse il Maharal. E l'uomo d'argilla aprì gli occhi. Tirati su a sedere, disse il Maharal. E l'uomo d'argilla si tirò su lentamente, pesantemente. Alzati in piedi, disse il Maharal. E l'uomo d'argilla si alzò con un sobbalzo. Il tuo nome sarà Joseph, disse il Maharal. La tua missione sulla terra
sarà quella di proteggere il popolo di Israele dai suoi nemici. Hai capito? L'uomo non rispose. Perché non rispose? Perché non aveva il dono della parola. Ecco, poi questo libretto racconta alcuni episodi. Fra l'altro, questo libretto, che ho visto che è ancora in vendita, della Giuntina, presenta molte bellissimi disegni. Infatti il libro è raccontato da Elie Wiese e illustrato da Mark Podwall. Ecco, sono dei disegni quasi tutti di Praga. Vedete questa, una chiesa ben conosciuta. Abbiamo altri disegni anche a volte più così, questi, no? Significativi. La stessa copertina, e anche la quarta di copertina sono di questi disegni. Ecco, io veramente vi consiglio di comprarlo questo libro. Io ce l'ho da moltissimo tempo, non mi sono segnato da quando, è in vendita in lire, quindi ce l'ho da almeno una ventina d'anni. È ancora in vendita, si trova credo da 14-15 anni. È molto bello perché appunto vi introduce un po' a questo golem. Ricordo che c'è anche un altro libro di Meyrink sul golem, di cui adesso non voglio parlare, ma insomma il golem è stato presente nella tradizione per moltissimo tempo. Tuttora, andando a Praga, potete comprarvi le statuine che vendono del golem, una statuina marrone che ricordo ho comprato molto tempo fa, che è così un souvenir di Praga. Non vi ho parlato di Elie Wiesel, che non è certamente conosciuto e famoso per questo libro, che è più un divertissement. Elie Wiesel è un importantissimo scrittore ebreo, nato in Romania, che è stato poi deportato quando i tedeschi si sono impossessati dell'Ungheria, che aveva un po', si era a sua volta impossessata la Transilvania, e è andato in campo di concentramento con tutta la famiglia ad Auschwitz, Buchenwald, è sopravvissuto, poi si è trasferito negli Stati Uniti e non mi ricordo quale anno ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Ha scritto dei bellissimi libri sulla sua esperienza e sulla Shoah. È morto non moltissimi anni fa ed è una delle persone più importanti della cultura ebraica. Fra l'altro era in corsa un po' di tempo fa per diventare presidente della Repubblica, presidente di Israele. Bene, vi faccio vedere ancora una volta la copertina di questo bellissimo libro. E naturalmente vi invito caldamente ad andarvi a vedere il video di Miriam Camerini, cui link ve lo metto sotto in questo video qua. Buonasera.